Buongiorno a tutti, siamo sempre con il bocca a fare da mangiare. Quest'oggi voglio ricordarmi di una vecchia ricetta che mi faceva la mamma di una mia vecchia fidanzata di Piombino, che saluto tutte e due, Valentina e la sua mamma e anche il suo babbo. Spero che mi potranno seguire. È una ricetta che lei mi preparava con tanto amore, me la ricordo, e che è molto facile, è una lasagna di polenta. Semplice, facile, gustosa. Poi con questi po' di bollori la polenta la fate sempre, perché fa freddo, si muore ultimamente. Il ragù un po' avanzato ne fate abbondante, così ve lo fate avanzare, ci fate questa ricettina veramente deliziosa. Andiamo a vedere gli ingredienti di questa ricetta molto delicatessa. Allora, gli ingredienti sono 5-6, molto semplici, sono anche riciclabili, nel senso che sono avanzi di roba che noi abbiamo fatto il giorno prima o anche 2-3 giorni prima, non c'è problema, anzi è fatta apposta per consumare tutta questa rovina qui. E comunque ci vuole un po' di ragù avanzato, quello che vi tocca, non è che dovete farlo apposta, se poi lo fate apposta è un altro discorso, ne fate bello abbondante. Poi ci vuole della polenta, che come ho fatto già vedendo 3 ricette prima di questa, fredda, polenta fredda da poter tagliare, se voi l'avete preparata prima, è avanzata, la mettete dentro un contenitore, la fate ghiacciare tutta la notte, la tirate fuori il domani mattina, è così, di questa consistenza qua, noi andremo a togliere la crosta. 2 noci di burro, un po' di parmigiano circa netto, netto e mezzo, e poi della besciamella che, come se sapete, se mi conoscete, ve l'ho fatta già vedere come si fa la besciamella, che se la volete riandare basta andare a vedere Bocca TV besciamella, e si sbaglia. Ci vorrà sale e pepe quanto basta, ma già bene o male già tutto salato e tutto pepato, perché ricordiamoci il ragù si chiede parmigiano, questa è già salata, già pepata, già ci ho messo la noce moscata, questa è un po' salata, che il sale e il pepe se ce lo volete aggiungere è proprio perché avete la pressione bassa. Iniziamo subito a fare la ricetta. La prima cosa da fare sarà naturalmente quella di tagliare a fette la nostra polenta. Noi gli leveremo la crosta, vedete la crosticina questa qui, gliela possiamo levare e facciamo delle fettine che poi taglieremo, le possiamo prima tagliare in due così o fare anche direttamente qui delle fettine non tanto alte, 3 o 4 mm, mezzo centimetro, non di più mi raccomando, se no mangiate di morta. Vabbè che è un piatto per riempirsi lo stomaco, anche questo me la dava, che ho bisogno di forze. Abbiamo fatto questi strati di polenta, andiamo a mischiare la besciamella con il ragù, guardate bellezza, a farsi del male. Io ci metto le foglie d'alloro, ne levate le foglie d'alloro per ora, che se no andiamo a mescolare il tutto, viene in bordello. Mescolate il tutto, così renderemo più morbida la nostra besciamella. Guardate che bel colore, vai con Dio che con la nonna ci vado io. Vedete che bellezza, abbiamo creato questo bello impastone di besciamella e ragù, e a questo punto con l'aiuto della forza di Grayskull mettiamo un pochino di questa crema qui in fondo per non far appicciare, la spargiamo tutto su una carta da forno, tanto c'è anche la carta da forno, dice se ci ha messo la carta da forno non appiccia di certo, ma noi siamo prevenuti, no, prevenienti, siamo preventivi, allora noi si fa così. E fate uno strato di polenta, come le lasagne praticamente, e andiamo a concludere il nostro strato di polenta. A questo punto ci aggiungiamo un po' di parmigiano, chi ci vuole ci può mettere anche un po' di pepe per renderla, noi ci si mette un po' più saporita, un po' di pepe macinato così, e andate avanti fino a ricoprire e a finire tutto il nostro sughettino, così poi ve lo faccio vedere che understand, va buono. A questo punto mettiamo due nocine di burro, le spezzettate, lo mettete un po' tutto da tutte le parti, ci mettete bene il parmigiano a finire, a farcela venire poi la crosta, lo mettiamo in forno 180 gradi per circa una ventina di minuti, mezz'ora, che faccia la crosticina, e il nostro piatto è perfetto. Ma raccomando, ci si vede dopo. Passata circa una mezz'oretta io poi l'ho spento, l'ho lasciato raffreddare leggermente, che altri 10 minuti in forno, l'ho lasciato quando mi si è formata la crosticina, mezz'ora più altri 10 minuti in forno che si ghiacci leggermente,
E il Bocca ha creato questo popò da geggio verde, guarda che bellezza. Andi, scappando di galera una pedda, vero? Facci vedere. Guarda lì, eh? Questa ora è a bollore, non la divido perché sennò farei un casino dell'altro mondo. Aspettate almeno altri 10 minuti da quando l'avete tirata fuori per sporzionarla nei piatti, perché sennò vi fuoriesce un po' tutto. Lasciatela raffreddare 10 minuti, ve lo dice Simone che la mangiava un po' più freddina, anche perché se la mangiate così o ci avete l'amianto nel groppone e quello, oddio, non è una cosa buona, o se no l'esofago scomparso ci avete. Vedete com'è sempre bella? La dobbiamo far ghiacciare leggermente. Questa tanto rimane caldissima anche all'interno, c'è la besciamella, sicché appena la aprirete proprio vedrete fuori uscire il calore e ve la mangiate con i vostri commensali. Lasagne di polenta, e con questa ricettina di lasagne e polenta fatta apposta per mantenervi il caldo con queste popò di gelo, vi mando un bacione a tutti quanti, a tutti quelli che mi seguono, che mi fanno un sacco di piacere. Volevo ricordare che non ho avuto tempo in questi giorni di rispondere ai commenti, appena avrò tempo risponderò, sono un po' ripieno fra problemi di lavoro e altro, scusatemi, un minuto di pensiero ce l'avrò per voi sicuramente. Grazie, alla prossima.